da questo parto parli la regina con una G di Reggio, non con due G, che è la nostra coordinatrice regionale, l'onorevole Iori Santelli. Grazie, non so chi gli ha lasciato l'orologio, ma gli sono grato. No, ve lo tengo, gestisco il tempo. Allora, innanzitutto, noi ci siamo lasciati l'anno scorso, il 16 dicembre, in una sala, penso, ugualmente piena, soprattutto di entusiasmo, con una promessa. Quel giorno avevamo un giovane e valentissimo consigliere regionale calabrese e regino, e abbiamo fatto una promessa. Noi da questo lato del tavolo, come dirigenti di Forza Italia, e poi dall'altra parte, come poi coloro i quali dovevano ottenere realmente il risultato, quello che Ciccio Cannizzaro sarebbe arrivato alla Camera dei Deputati. Ciccio Cannizzaro per noi, ma soprattutto per merito suo e vostro, per la gran messa di voti che ha preso, è oggi non solo un deputato, ma un deputato, e credo che questa sia la differenza, che arriva dopo un anno, dopo pochi mesi di legislatura, dinanzi alla propria gente, a dare anche, penso questa è una occasione per te importante, non annuale, una sorta di bilancio, Ciccio, e presentandosi qui può dire cosa che pochi possono dire, non dico tutto il resto, ma per un deputato di prima legislatura, anzi per un deputato e di opposizione, portare 25 milioni di euro nella propria città è un merito di dimensioni assolute. E per chi ha esperienza di Parlamento, questo non è frutto di improvvisazione, non è frutto di fortuna, non è frutto dell'imbroccare il tema giusto, perché spesso i temi sono giusti, è frutto della capacità di creare rapporto e squadra, ed è quello che credo Ciccio sia riuscito benissimo a fare con tutti i colleghi di Forza Italia, che ringraziamo perché hanno fatto fronte comune in una battaglia per la Calabria, ovviamente con Roberto che è il nostro vice capo vicario e soprattutto la nostra guida in Parlamento per Forza Italia. Abbiamo acquisito ormai tutti i colleghi, sono sostanzialmente calabresi, a cominciare da Maurizio Lettore, Riccardo Stefano Mugnai, ormai abbiamo in società, e poi oltre a questo, per combattere la battaglia ci vuole una grande capacità. Io ho chiesto a coloro i quali stavano in commissione bilancio, ma come ha fatto? E mi hanno risposto, ha portato finiti tutti, per un mese ormai anche il sottosegretario. Ovviamente al governo, arrivava in commissione, appena si sedeva faceva così. Sembra una battuta, ma in realtà è la capacità di ottenere risultati, e questo dimostra che quando c'è la politica, anche dinanzi ai governi sordi, qualcosa in realtà la si ottiene se le cause sono giuste. Bravo Ciccio. Io sono molto curiosa oggi, molto orgogliosa, prete, non con voi, del fatto che la squadra di Forza Italia sia qui, ma sono orgogliosa di far vedere ai nostri colleghi di tutta Italia che cosa sia non solo la quantità, ma l'entusiasmo dei calabresi per Forza Italia. Io penso che Stella, tu hai la capacità di aver creato un gruppo, ma hai anche la grande fortuna di aver intorno il miglior gruppo di Forza Italia che io ho incontrato nelle legislature che ho passato. Un livello professionale, di serietà, di capacità, ma soprattutto di capacità di relazioni umane. E io per questo mi sento di dire a Matteo, che è appena arrivato da noi, Matteo, sei arrivato in una famiglia. Matteo, l'avete detto, mi permettete di dire solo una parola su di lui. Matteo ha lasciato la maggioranza, per venire in opposizione, e non l'ha lasciato da un qualsiasi parlamentare di 5 Stelle, ma da un uomo vicinissimo
alla guida del partito, perché il suo partito aveva tradito le battaglie per cui lui lottava per principio. E allora ricordiamoci, Matteo, mi permetto di utilizzare questo termine, sarà la nostra bandiera per quello che significa l'etica della politica. Principi, valori, battaglie. A questa è la realtà che noi dobbiamo, non solo la bandiera, ma i nostri principi. E stai tranquillo, ti possono aggredire sui web, tu hai da parte tua la gente. E tutti noi che siamo per la Preti, aggiungo solo due cose, parto proprio da Matteo. Lui ha detto una cosa molto bella: noi sentiamo in televisione un governo che continua a dire noi siamo, ma cosa volete? Cosa volete? Noi facciamo la finanziaria per gli ultimi, noi siamo vicino a chi è in difficoltà. E allora chi più è in difficoltà? Di chi vive delle disabilità, di chi vive veramente situazioni di bisogno? La coerenza e i fatti. E in quel passaggio dalla coerenza ai fatti sta tutta la differenza di una politica. E allora un grido che venga dal sud, amici e colleghi, perché qui siamo quelli che dovremmo beneficiare del reddito di cittadinanza. A noi l'elemosina non interessa, a noi interessano i diritti. Non vogliamo, pretendiamo che chi ha preso il maggior numero di voti al sud lavori per i diritti dei suoi cittadini. Vogliamo essere messi nelle condizioni di camminare con le nostre gambe, perché ne abbiamo la forza e la capacità e la testa, ma che qualcuno ci levi gli ostacoli e i pesi che gravano sulle nostre gambe. Noi saremo capaci e faremo quella lotta di governo, quella lotta importante contro un governo che ci possa ostacolare su questo. Ma, e concludo così, sarò, mi auguro, Ciccio, nei termini corretti della tempistica. Noi abbiamo una grande oggi battaglia davanti a noi. La prima e principale sarà quella che ci aspetterà fra qualche mese alle elezioni europee. Metteremo ciascuno di noi tutta la nostra forza perché Forza Italia da queste elezioni europee esca non nel migliore dei modi, ma esca con risultati eccellenti. E poi avremo una battaglia che è tutta nostra e a cui chiediamo anche agli altri colleghi, anche perché li stressiamo tutti, quindi ormai conoscete le cose, di combattere questa battaglia con noi. Noi crediamo che la Calabria possa diventare veramente il rilancio del Sud. Io vengo da una città, e lo dico con orgoglio, di calabrese e da calabrese, una città che è una città di provincia di 60.000 abitanti, 70.000 abitanti, se non si chiama Sanabria, ma io voglio essere ancora più, di 70.000 abitanti, ma che ha dimostrato di poter far tanto. E sapete perché? Perché il sindaco della Mila è riuscito a convincere i suoi cittadini che non c'è sogno, che non c'è progetto che non sia alla nostra portata. Che le battaglie vengono fatte, vinte. E sapete qual è il problema? Che noi abbiamo il problema che appena si realizza un progetto, ma io chiudo, abbiamo già lanciato 3 o 4 in campo, e quindi siamo sempre in guerra e in corsa. E allora è noto che Forza Italia ha lanciato, quello chiudo, come coordinamento regionale alla presidenza della regione, perché il sogno di un pezzo di questa Calabria divenga il sogno di tutta la Calabria, ma soprattutto il sogno che vuol dire che i progetti non sono sogni della testa e del cuore, sono capacità di progetti e sogni che si possono realizzare, anche quello di fare della Calabria il volano del sud e dell'Italia. Così Iole Santelli.